sappiamo aspettare che la benedizione si senta e si viva. Accendiamo queste candele come segno che cerchiamo ancora una benedizione. È ora di andare a casa. La notte che abbiamo passato è una notte da ricordare. Una notte in cui casa è venuta da luce. Sperando di diventare la luce. Sperando di irradiare luce per come viviamo. Accendiamo questa candela per creare uno spazio chiamato casa in questo luogo, nel nostro posto, nei luoghi interiori. Accendiamo tutte queste candele per dichiarare che per noi è nato un Salvatore, che è Cristo, il Signore, accolto a casa da angeli che cantano e pastori inginocchiati, accolto a casa da quelli come noi che celebrano e testimoniano da migliaia di anni, accolto a casa, di nuovo, proprio qui, proprio ora, con noi e in noi. Questo è il tempo di essere a casa. Quando abbiamo cominciato a parlare di questo passo con i pastori e le pastore che si incontrano per preparare appunto i culti insieme, e il pastore Daniele Bouchard ci ha proposto questo testo di Kafka, la prima nota che abbiamo avuto è: beh, ci vuoi fare? Kafka è in ebreo. E è ovvio che per cui il messaggero non sia ancora arrivato. E poverino, Kafka era un po' pessimista forse, e quindi la sua paura è che il messaggero non sarebbe mai arrivato. Prima cosa che possiamo notare invece noi, proprio il giorno di Natale, è che nella città di Davide è nato per noi un Salvatore, che è Cristo, il Signore. E questo Salvatore è nato perché noi lo potessimo conoscere. È nato perché potesse prendere di petto l'umanità e il peccato che la inquina e la intossica, perché potesse affrontare la morte e sconfiggerla, anche se per questo ha dovuto soffrire e morire la morte in croce. La sua vita, la sua morte e soprattutto la sua resurrezione ci hanno insegnato che anche noi possiamo vivere una vita di resurrezione, che anche noi possiamo portare avanti nostra storia. Per farlo abbiamo bisogno ogni tanto di ricordarci che cosa succede, di ricordare al mondo che cosa è successo. Per farlo abbiamo scelto, anzi ci è stato detto dal nostro Signore, di scegliere la cosa più semplice del mondo: mangiare insieme. Sappiamo che in questo periodo sono cose che possiamo fare sempre con molta attenzione, ma è comunque una gioia, almeno quest'anno, poter mangiare la cena con tutti e tutte voi, come dice il Signore. Concludere ascoltando la benedizione e poi cantando insieme. Lui dice: benedetto è Dio che non si è dimenticato delle donne e degli uomini che ha creato. Benedetto è Dio che si è abbassato, che ha acquistato debolezza e imperfezione per portare a compimento la sua creazione. Benedetto è Dio che è venuto per darci amore e vita eterna. Amen. Ancora auguri a tutti.